Ciao a tutte ragazze e ragazzi, sono ritornata finalmente riapprodata sul mondo di YouTube. Più avanti poi vi spiegherò cosa è successo, cosa non, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque oggi ero super tentata di fare questo video, ve l'ho chiesto anche su Instagram se vi avrebbe poi fatto piacere vederlo, mi avete detto tutti di sì, quindi eccoci qua, adoro fare questi video tipo a tema food. Farò scegliere ai filtri di Instagram cosa mangio per 24 ore, sicuramente non saranno cose sane perché... Che ho trovato solo schifezze, cioè fanno questi sondaggi soltanto con le schifezzine, quindi questo ci imbecchiamo. Ah, che peccato. Si è fatta l'1:04 e direi che è ora di pranzo. Inizio dal pranzo, vi spiego anche perché. Purtroppo nella zona dove abito io non arriva né Glovo, né Deliveroo, né tutti questi cosi qua. Arriva soltanto Just Eat, che alla mattina è chiuso, non c'è niente che consegna. Non potevo uscire la mattina presto per andare, non lo so, al McDrive, eccetera, eccetera. Quindi ho detto, facciamo 24 ore dal pranzo di oggi al pranzo di domani, saltando la colazione. Credo proprio che a pranzo opterò per il Mac. Su Instagram ce ne sono tantissimi, quindi io ho deciso che per questi qua di McDonald's, che comunque ti danno una singola opzione, di far uscire tre cose. Direi di iniziare con il primo filtro. Allora, inizio con il primo filtro. Allora, mi è uscito il McFlurry con gli Oreo. Credo ci sarà, non lo so. Ora prenderò un altro filtro. Vediamo di vedere se esce magari qualche panino. Di solito sono super sfigata in queste cose, quindi speriamo. Allora, McWrap. Si può fare, ragazzi, McWrap. Qui c'è quello con il pollo grigliato nell'immagine. Però McWrap si potrà prendere qualunque. No, pure quello frittino. E ora, terzo ed ultimo filtro, Mike McDonald's Order. Su qui penso sia abbastanza vario, però vedo tanti panini. No, vabbè, raga, che culo. Ci sta? Che culo. Quindi, ricapitolando, le nostre tre uscite sono state McFlurry all'Oreo, McWrap e patatine. Direi che è meglio di così. Eccoci qua ragazzi, sono appena stata a prendere tutto, era pieno di gente, quindi non sono riuscita a trovare un tavolino e ho detto vabbè me ne torno in macchina, chissà anche perché è fatto tardissimo e quindi ho stramega iperfame. Allora, qui dentro abbiamo le nostre patatine, le ho prese medie perché io riesco a mangiare questo. Poi abbiamo il wrap, alla fine ho preso quello col pollo fritto perché raga quello col pollo alla griglia sinceramente un po' meno. Poi come avete visto c'era il McFlurry con gli Oreo, quindi sono riuscita a prenderlo e basta. Questo è, purtroppo non ci è capitato nessuna bibita, quindi staremo a secco. Comunque, prima cosa, igienizzate le mani. Io ho quello chic della Sirenetta. Il bello è che adesso ne mangeremo queste cose. E poi dopo dovrò rientrare al centro commerciale perché dobbiamo passare al supermercato. Ora vi spiego il perché, intanto mi apro il mio wrap. Penso si apra qui. No, si è rotta. Tira la linguetta. Eccolo qui, non so voi, ma io adoro. Poi sono contentissima, mi sia uscito il pollo perché la carne rossa non la mangio volentieri. Di solito al Mac prendo sempre pollo. O questo, tra l'altro, o quando c'era il crispy con il pollo, il McChicken, eccetera, eccetera. Comunque, perché vi dicevo dopo dobbiamo passare al supermercato? Perché oggi pomeriggio vado al cinema. Che buono. Vado a vedere Bad Boys for Life e quindi ho pensato di cercare un filtro che potesse darmi uno snack da mangiare al cinema. Non è stato facile, ma ho trovato uno o due filtri dove appunto ti esce fuori lo snack, quindi poi useremo quelli là. Però visto che non penso al cinema abbiano tutto quello che mi può uscire, sicuramente al supermercato c'è più scelta. Molto bene, come volevasi dimostrare, mi si è scaricata la macchinetta perché avevo preso la batteria sbagliata, quindi una pacca sulla spalla per me. Abbiamo il telefono che è un po' storto, un po' messo così, ma c'è qualche patatina. Allora, devo dire che per fortuna ho trovato anche un filtro del Burger King perché io sono più tipata Burger King di solito. Tipo le patatine del Mac sono buonissime, calde.
Ma le fai raffreddare un attimo. Sono cartone. Quelle Burger King sono belle cicciottelle, sono tipo le country. Comunque, in ogni caso, questo primo giro mi è stato di lusso praticamente. Potevano uscirmi due panini, invece mi è uscito un wrap. Allora, ci mangiamo un'altra patatina e poi passiamo al dolce, così mangio un po' tutto con voi e poi finisco con calma perché devo mangiare lenta, lenta, lenta. Guardate che carino la confezione da sport del McFlurry, non l'avevo mai preso. E non ho neanche mai preso questo con gli Oreo. Ci sta, adoro. Buon, buono. Vabbè ragazzi, io qua continuo. Ci vediamo tra 10 minuti quando avrò finito per scegliere lo snack per oggi pomeriggio, quindi facciamo la merenda. Allora, eccoci qua al momento snack. Purtroppo mi si è scaricata la macchinetta, quindi vedremo tutto insieme in diretta. Gummy bears mi fanno schifo. Anche qui abbiamo tre opzioni però, quindi rigiriamo la ruota e il tutto. Io vado al cinema, quindi spero mi escano i popcorn, che li leggo tra le opzioni. Chips, yeah! Meglio di nulla. Patatine in busta, quelle ci siamo. Quindi orsetti gommosi, patatine in busta. L'ultimo, che poi è tantissima roba, ma almeno vediamo qualcosina. Questi sono già usciti. Non penso di comprare due pacchetti di orsetti gommosi. Quindi, ragazzi, tirando le somme, abbiamo orsetti gommosi, patatine in busta e popcorn. Penso prenderò sempre quelli in busta. Adesso vediamo. In realtà sono tante cose, però queste sono uscite. Quindi andiamo al supermercato, così prendiamo tutto quanto. Allora, eccomi al supermercato. Sono nel reparto popcorn e patatine. Come popcorn penso di prendere questi, che sono i miei preferiti. E come patatine prenderò le mie preferite. Spero che non ci sia tanta gente al cinema, se no muoiono. Per quanto riguarda gli orsetti Haribo, eccoli qua. Mamma mia, ragazzi, se volete farmi del male, eccoci qua. Abbiamo preso tutti, i crackers sono a parte, me l'ha chiesto mia madre. Andiamo. Sono arrivata al cinema, come vedete piove, che è una meraviglia, cioè proprio piove per piovere ed è tutto pieno, tutto tutto pieno. Per fortuna che io prenoto sempre tutto tramite l'applicazione, adesso che mi hanno abilitato anche il pass del cinema. Ah, meno male. Comunque, in ogni caso, ci avventuriamo. Vi poggio un attimo qui per farvi vedere che non mi entrano le cose da mangiare, ho dovuto cambiare la borsa con uno zainetto. Eccoci arrivati al cinema. Fortunatamente non c'è nessuno qui intorno. E qui c'è tutto l'arsenale. Le passioni non vedono l'ora di crescere. Tornata dal cinema. Allora, ragazzi, il film a parte mi è piaciuto tantissimo. Gli orsetti gommosi. Ragazzi, allora, a un certo punto mangiavo le patatine, popcorn, ho fatto un mix di cose. Ho mangiato due orsetti gommosi, stavo male, quindi ho lasciato il pacchettino, non so neanche dove. E basta, fine della storia, ma vi giuro, vi ripeto, se volete farmi del male, mandatemi un cesto di orsetti gommosi, cioè proprio no. Comunque, adesso, visto che appunto è già ora di cena, io anche se sono full, devo continuare questa challenge. Se sentite rumori, sono gli gnomi qua che giocano, questo si trascina l'orsetto. Stasera pizza, così concludiamo il cerchio. Abbiamo fatto praticamente tutto tranne il sushi. Magari, chi lo sa, se vi piace questa tipologia di video lo faremo anche col sushi. Quindi faccio subito partire il filtro. Procediamo con la pizza. Ho trovato questo filtrino qui. Allora, mi sono uscite verdure grigliate. Almeno si fa dieta. Eccoci qua, ho convinto anche mia sorella e mia madre a prenderla, quindi questa è di mia madre, questa è di mia sorella e l'ultima è la mia. Eccola qua. Oddio, tutto ingollato. No, super fake. Margherita con verdure grigliate. Eccoci qua, anche se mi manca un pezzo di testa. Sono anni che non prendo l'ortolana, come si chiama questa? Eccolo qui. Quanta pizza sono riuscita a mangiare? Tre fette. Però era buona, devo dire. Allora, ragazzi, altro giro, altra corsa. Oggi è il giorno dopo che ho registrato la prima parte. Così terminiamo queste 24 ore di challenge. Vi dico soltanto che a distanza di qualche
anzi un bel po' di ore, mi sento malissimo. Cioè, non vi dico il resto, ma mi sento malissimo. Non sono abituata a mangiare schifezze a tutti i pasti e infatti sto male. Penso che gli orsetti gommosi mi hanno dato il colpo di grazia. Comunque, sono riuscita a trovare un filtro anche per quanto riguarda il Burger King. Così possiamo andare a un drive. Eccolo qui. In realtà questo filtro è quale coupon di Burger King sei. Quindi faccia sconvoltissima a parte. Direi che facciamo partire il filtro. Anche qui abbiamo tre take. Allora, il crispy chicken. Ragazzi, cioè, questa challenge è così fortunata. Cioè, non mi aspettavo uscisse qualcosa di disgustoso perché comunque è sempre un fast food, non ci sono cose che fanno davvero davvero ribrezzo. Però stanno uscendo tutte le mie cose preferite. Tra l'altro, piccolo PS, guardate quanto si muove quella tenda. Oggi c'è un vento. Quindi andiamo con il secondo take. Vediamo che cosa esce fuori. Oppure che esca un altro panino. Ho due panini. Eccola. Lo sapevo. Questo è male, ragazzi. Due crispy chicken oltre a quello che avevo. Poi due patatine medie e gli onion rings. E abbiamo il terzo take. Io sono preoccupatissima, eh. Ultimo take, ho paura, ma vediamo cosa esce fuori. Forse dovrei stare zitta. Cheeseburger. Vabbè. Ragazzi, si può fare. Il problema è che anche stavolta nessuna bevanda. Quindi, ricapitolando, abbiamo un crispy chicken, anzi, tre, sommandoli poi al menù che mi è uscito dopo. Due patate medie, 7 anelli di cipolla e un cheeseburger. Quindi andiamo a prendere tutto. Non so chi lo mangerà. Allora, sono in fila per il King Drive. Purtroppo stavo vedendo sull'applicazione del Burger King e non ci sono i coupon che ci sono usciti con il filtro. Si vede che magari era spagnolo, eccetera, eccetera. Quindi dovrò dire tutto quanto come se stessi ordinando normalmente, insomma. Più che altro sapete qual è lo spreco, cioè non è tanto lo spreco perché qualcuno alla fine se li mangia. Purtroppo questo challenge, quello ti esce e quello devi prendere. Ringraziamo il cielo che Burger King non ha i panini con pesce. Ero terrorizzata dal fatto che potesse uscire ieri al McDonald's il filet o fish perché lo odio. Purtroppo non sono molto una tipa da pesce. Vediamo un attimo: c'è una macchina davanti che sta ordinando tipo la qualunque. Quindi aspettiamo. Ciao, allora io volevo un crispy chicken solo panino, un cheeseburger solo panino sempre. Poi mi fai due menù medi con il crispy chicken. E gli anelli di cipolla da? Qual è il? 8, 12, 16. Ok, da 8. Basta così. Basta, grazie. Al vetro vedi l'appagamento, grazie a te. Purtroppo non so se ci avete fatto caso, ma si sente malissimo. Lei urlava, poverina. Ciao, 19:15. Sì, grazie. Ragazzi, lei è proprio svogliatissima. L'amo, la mia vita. Grazie mille. Ciao, grazie. Ok ragazzi, abbiamo preso, adesso ci mettiamo qua al parcheggio, magari chiudiamo il filo. Mi è partita! Ragazzi, io ci sono, mi è partita un attimo la macchinetta. Sto malissimo. Eccomi ragazzi, mi era volata la macchinetta. Comunque, qua abbiamo la nostra bustona piena zeppa di roba. Alla fine il totale è 19,15 euro. Quindi direi che come prima cosa ci addentiamo il crispy chicken, che è assolutamente uno dei miei panini preferiti quando vengo al Burger King. Ultimamente sto preferendo il Burger King, devo essere onesta. Mi piace tantissimo il Whopper. O il Whopper, come si chiama, insomma, il panino con la carne, nonostante a me di solito non piaccia la carne. Ve lo faccio vedere, super pieno di salsa. Ce lo andiamo ad addentare. Super buono, ragazzi. Non lo finisco perché altrimenti qua non riesco a mangiare tutto il resto, assaggiare tutto il resto. Poi dovrò portare pure la macchina, più che altro. Sapete qual è la cosa brutta? Sono l'unica sfigata a cui è uscito il menù senza bibita. Quindi anche oggi si beve proprio domani. Adesso qui dentro credo ci siano gli anelli di cipolla. Eccoli qua. Io vado pazza per gli anelli di cipolla, ma trovo che questi del Burger King siano
troppo surgelati, cioè si sente proprio. Ma quando li faccio a casa e li faccio al forno, ragazzi, vi giuro, non mi crederete, ma gli anelli di cipolla al forno sono più buoni di quelli fritti. Questi non mi piacciono, cioè sono mollicci, cioè non sono croccanti, cioè vedete, sembrano dei calamari fatti male. Questi proprio no. No, no, no. Non sprecherò le mie calorie in cibo mangiando questi. Abbiamo una cosa che adoro. Adoro, vi ripeto, il cheeseburger. Quando ogni tanto sono in giro e ho fame, cioè io pranzo anche solo con questo, perché non so adesso chi di voi è già su questo canale, su questo video conoscendomi, o chi ci è arrivato così, ma io mi sono operata di sleeve gastrectomy, che pesavo 120 passa chili, e quindi adesso quello che riesco a mangiare è molto ridotto. Quindi io pranzo anche soltanto con questo, che costa 1,20 euro, cioè capite che ne ho spesi 20, quindi è anche conveniente. L'unica cosa, mi sono scordata di dirle, senza la senape, perché io adoro la senape, ma qui ce ne mettono davvero troppa, cioè proprio too much. Quindi mangerò da questo lato, che non mi sembra di vederla. Buona. Vi avevo chiesto già in uno degli scorsi video se eravate più team burger o Mac. Vediamo se è cambiato qualcosa. Ora assaggiamo le patatine, che ieri vi dicevo che io preferisco quelle del burger, perché vedete come sono più cicciottelle. Solo che purtroppo non ho potuto prendere le salse, quindi mi attacco. Cioè, come sono proprio più buone. Le amo. E adesso finisco di mangiare. Ci vediamo dopo per, diciamo, la chiusura del video. Le ultime impressioni su questa challenge. Ragazzi, stavo montando il video al PC e mi sono scordata che effettivamente mancava questa famosa ultima parte, quindi eccomi qua. Vi devo dire, per quanto riguarda la challenge, è stata un po' dura per il mio fegato e il mio stomachino, perché come vi ho detto anche durante il video, non sono abituata, ma penso nessuno sia abituato a mangiare schifezze a tutte le ore, a tutti i pasti, a parte la colazione che mi sono salvata tra virgolette. È stata un pochino tosta, sono stata male anche i giorni successivi, diciamo così. Però magari se presa in maniera un po' più soft, logicamente penso tutti ogni tanto mangi al fast food eccetera eccetera, penso non lo rifarò mai più. Almeno se vi è piaciuto, può essere che io lo prenda in considerazione. Comunque fatemi sapere sempre sotto nei commenti, e io vi mando un grosso 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 bacio. Se vi è piaciuto il video, poi un bellissimo pollice in su, lasciatemelo, e ci vediamo presto. Ciao.